non abbiamo avuto nessuna formazione, ci siamo impegnati, abbiamo fatto autoformazione e abbiamo spinto l'acceleratore proprio sul passo e sul pensiero che i nostri ragazzi erano soli ed erano a casa. Ma quanti sono rimasti a casa senza le infratecnologie che servivano? Il 34%, signori. E questo dei nostri studenti, qui al sud, abbandonati. Parliamo di dispersione. E perché non parliamo anche della differenza di investimento che c'è stato da anni a questa parte con l'autonomia differenziata tra le scuole del nord e le scuole del sud? Vogliamo mettere pace a questa nazione? Vogliamo creare veramente l'equità? Oppure vogliamo continuare a parlarci addosso senza far nulla? Abbiamo scritto ai nostri rappresentanti politici, abbiamo rappresentato la forza delle nostre idee, perché è questo che ci spinge, come in scuola, ma soprattutto come genitori, come docenti, come educatori. La scuola non può rimanere indietro, perché la scuola è il futuro, e i nostri figli sono il futuro. E se un paese non dà importanza al suo futuro, non è un paese degno di nota. Scusatemi, ma volevo essere breve.